E continuiamo ancora a lasciarci prendere per mano dall'esperienza di fede, di umanità e di sofferenza di Hetty Hillesum, questa ragazza olandese ebrea di cui in commercio, ma anche su internet, si trovano degli scritti meravigliosi. Di lei si può dire tanto, ma io, come dire, ho pensato che era meglio per noi soffermarci sulla preghiera, sulla sua preghiera, sulla preghiera di Hetty in un campo di concentramento. È bello pregare quando siamo in chiesa, quando siamo in famiglia, quando stiamo bene, ma la preghiera in un ospedale, in una casa di riposo, la preghiera in una prigione, la preghiera quando dentro di me io, pur stando bene fisicamente, ma mi sento imprigionato, deluso, amareggiato, beh, quella è una preghiera che è autentica perché nasce da situazioni di sofferenza, da situazioni di difficoltà. E dobbiamo dire che in Etti la presenza di Dio. Lei scrive nel suo diario: ho a volte la sensazione di avere Dio dentro di me. Ho a volte la sensazione. Lei era ebrea. Prima di quel tempo, evidentemente, non aveva sperimentato questa sensazione di avere Dio dentro di sé. Bene, eppure lei leggeva la Bibbia, perché come ogni persona, come ogni persona di fede ebraica, devono leggere la Bibbia. E quando si legge la Bibbia è difficile poi non scaturire in maniera naturale in una vita di preghiera intensa, incessante. Avere la sensazione di essere abitati da Dio dentro. Noi che ci diciamo cristiani, praticanti, uomini e donne di fede, ma sentiamo veramente dentro di noi la presenza di Dio? E mi riferisco soprattutto a sentire questa presenza nel momento della prova, nel momento della sofferenza, nel momento del dolore. Ed è questa presenza che fa nascere in me, questa sensazione di avere Dio dentro di me, che non mi abbandona, che non mi abbandona a far nascere dentro di me una preghiera. E in Hetty Hillesum questa preghiera diventa preghiera di intercessione, preghiera del cuore prima, preghiera di intercessione, preghiera di domanda. Avere dentro di me la certezza che Dio è presente nonostante io non lo vedo. E non lo tocchi, è presente nella mia sofferenza. E voglio chiudere con quello che scriveva Elie Wiesel, un romanziere ebreo, proprio di questa esperienza della presenza di Dio in un campo di concentramento. Il campo di concentramento che cos'è? È l'annientamento dell'uomo. Di un uomo che si sente più di Dio. E dov'era Dio? In un campo di concentramento. Dov'è Dio nei campi di concentramento, nei lager di oggi? Così come ci ha ricordato Papa Giovanni Paolo, chiedo scusa, Papa Francesco, nella sua visita a Cipro. Dov'è? Dio è lì, è in quel popolo che soffre, in quel popolo che è martirizzato. Questa è la presenza di Dio. Ci vediamo domani. Padre Pio TV, dritto al cuore. Ciao.